La prima novità è che finalmente ritorna nuovamente Phil Caravan, perché come ricorderanno i vostri radioascoltatori, i vostri che vi seguono, lo scorso anno l'edizione era saltata per diversi motivi. Quest'anno è l'ottava edizione con la prima grande novità che è quella della location. Sino a 2 anni fa Phil Caravan era itinerante di Diano Castello, Diano San Pietro, Cervo, come altri paesi del nostro entroterra. Quest'anno la presidente di Phil Caravan, Monica Martini, col direttore artistico che è Polpettini Fabrizio e logicamente è sostenuta anche dal Circolo Paragio che ho l'onore di rappresentare, le prime 4 serate si svolgeranno al Paragio, precisamente vicino al monastero di Santa Chiara, direi nella location tradizionale di Film Caravan, perché una tappa al Paragio c'è sempre stata. La grande novità è che alla domenica, se non sbaglio, 6 agosto ci sarà la finale a Borgo Prino, e anche questo è un bel gesto. Siamo una località turistica, Borgo Prino, sulla spiaggia al Tapas, dove ci sarà la premiazione, il film di serata proiettato, e poi si concluderà con una bellissima festa sulla spiaggia. E conoscendo le capacità organizzative sia di Monica Martini che di Fabrizio Polpettini, immagino e invito tutti a voler partecipare, perché sarà anche quello un momento molto interessante. È un appuntamento importante per Imperia, è un appuntamento importante per il Circolo Paragio, è un appuntamento importante per gli amatori, perché hanno la possibilità e l'occasione di visionare film o cortometraggi, per meglio dire, perché così ha la giusta dizione, che normalmente non si vedono nelle sale.